benvenuti in questo nuovo video. Mi vedete stravolta? Se sì, mi vedete bene, perché sono appena tornata dalla Svizzera a Milano e vi giuro si muore di caldo. Milano, bellissima città, fantastica, ma d'estate è davvero invivibile. Infatti ora sono qua a casa con l'aria condizionata e sono venuta solo per fare una cosa, ovvero la valigia per ripartire, perché tra neanche 2 giorni, sono troppo emozionata, partirò per un mega viaggio dall'altra parte del mondo per 1 mese e mezzo. Andrò 1 mese e mezzo a New York, 4 settimane, 1 settimana a Miami e 1 settimana a Los Angeles. Quindi raga, preparatevi perché vi porterò con me al 200% e non vedo l'ora di scoprire cosa succederà, perché andrò da sola, quindi non so cosa succederà, ma sicuramente ne succederanno delle belle, proprio come ne sono successe in India, tema di questo video. Ieri infatti vi ho pubblicato la parte 1 del mio viaggio in India, del vlog del mio viaggio in India, e questa è la parte 2, perciò se non l'avete vista andate a recuperarla, se invece l'avete vista siete nel posto giusto perché questo è il proseguimento. Nella parte 1 vi porto con me a New Delhi e a Jaipur, mentre in questo video da Jaipur andrò ad Agra e poi a Varanasi, la tappa finale. Sono dei video che ho deciso di fare in modo super spontaneo per portarvi con me, anche se la vera vicenda, la vera avventura è narrata nel dettaglio in Ovunque ma qui, ovvero il mio terzo romanzo che ho scritto appunto sui viaggi che ho fatto in quest'ultimo anno, in particolare però quello in India. Viaggio che a livello personale mi ha arricchita tantissimo, però direi di non perdermi in chiacchiere e di lasciarvi vedere la mia avventura e niente, buona visione! Allora amici, questa sera sono venuta in una famiglia qui di Jaipur per cucinare una cena tipica e mangiare insieme, quindi ora vi faccio vedere il tutto e niente, sono molto molto contenta. You want to introduce yourself? I'm Humi and I would love to make them teach how to make a Indian food. Ovviamente immancabili comunque le spezie. Is it like paprika? Yeah. Okay. Paprika is a little bit spicy. This is okay. Not that spicy. Okay, okay. But yeah. What's this? Lentils, boiled lentils. Ah, lentils, ok. Allora, qui abbiamo il dal, che è una specie di zuppa che si mangia con il riso. Qui abbiamo le verdure, a cui dopo aggiungeremo ancora una salsa, ovviamente, perché qui salse e spezie sono la cosa principale. E qui patate, in cui hanno messo tipo un mix di spezie assurdo. Slow? Ok, yeah. Ok. I would like hands. You don't have to put weight on it. Okay. Just slightly, yeah. Okay, and then turn around. Okay. Yeah. What's the name of this type of bread? Chapati. Wow! No, vabbè. Amici, guardate che cenetta indiana di lusso. Wow, sono super curiosa. Amazing! Try to say buon appetito. Buon appetito. Wow, perfect. Here we have rice, dal, mixed vegetables, okay. Jeera alu. Chapati. Yeah. Wow. Raga, vi giuro, per fortuna che non era spicy, perché per me è spicy comunque, cioè il loro non spicy, per me è spicy, però è tutto strabuono. Bye, thank you. Devo ammetterlo, questa sera sono veramente, veramente stanchissima, stravolta, ma davvero felice perché è stata una giornata super intensa, ma davvero bellissima, piena di esperienze pazzesche. E poi ho amato Jaipur alla follia, vi giuro, davvero una bella città, mi è piaciuto tutto di Jaipur. Da subito a primo impatto ho amato il fatto che sia tutto rosa, infatti Jaipur è soprannominata la città rosa. Poi vabbè, gli elefanti, bellissimi, era uno dei miei sogni cavalcarne uno, poi con queste proboscidi di lunghe tutte colorate, mi hanno spiegato che le colorano perché partecipano spesso ai matrimoni gli elefanti. In realtà la cosa che mi ha colpita più di tutte è stato il forte amber, veramente pazzesco, soprattutto la parte un po' più spirituale, un po' più religiosa, perché ho imparato davvero tanto riguardo alla cultura orientale, alle religioni orientali, perché sapevo ben poco, e condivido tante cose, tanti pensieri, è stato davvero interessante. Soprattutto la guida era bravissima, quindi ho veramente imparato tanto. Cioè oggi in una giornata ho ricevuto la collana di fiori per la benedizione, il segno qui per aprire il cervello alle cose belle, questo braccialetto che porta cose buone, cioè sono super ottimisti. Sì, il segno qui in fronte, come l'avevo io oggi, significa appunto di aprire la parte buona del cervello, il terzo occhio, diciamo, al mondo, mentre il puntino fatto ad adesivo, diciamo, significa che le donne sono sposate. Anche Palazzo Reale e Osservatorio Astrologico, wow, super super interessanti. Ed infine la cena presso la famiglia indiana, anche incredibile, cioè non ho parole
per descrivere questa giornata, perché è stato tutto troppo bello, cioè tutte cose diverse, ma tutte cose troppo 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 belle che mi hanno colpita un sacco. Cioè devo un attimo metabolizzare il tutto, poi sicuramente avrò delle conclusioni da fare riguardo a tutto, un po' più strutturate, più che il wow che bello, wow che affascinante, che sono insomma le cose un po' per primo impatto. Però veramente, cioè, wow, mi sto innamorando di questo posto. Ma a dirla tutta, la mia parte preferita della giornata è stata dopo il Tempio delle Scimmie, quando mi sono fermata qualche minuto a giocare con i bambini che insomma erano lì a lavorare. Vi giuro, questa cosa mi ha toccata un sacco, mi è toccata in fondo al cuore. Purtroppo non parlavano inglese e io non parlo l'indiano, quindi non ho potuto comunicarci, ma in realtà è stata proprio questa la cosa bella, che nonostante non abbiamo parlato, non abbiamo detto neanche una parola l'uno con l'altro, cioè ho visto dai loro occhi tante cose, mi hanno trasmesso tante cose. È stato veramente veramente tanto tanto intenso quel momento. A volte mi sento davvero una cretina quando mi faccio problemi per alla fine le cavolate e ci sono bambini che vivono nel nulla, nella terra, vi giuro, cioè non lo so, sapevo che nel mondo ci fossero queste situazioni, però una volta che le vedi con i tuoi occhi, le tocchi con il tuo cuore, cioè io ho quest'immagine ora impressa che vorrei abbracciarli e vorrei portarli con me. Non so bene ora che è sera, che sono stanca, descrivervi tutto, però penso che l'emozione possa parlare. Boh, è stato veramente molto forte. Questa notte vado a dormire con tante emozioni sicuramente, e ora vado a dormire perché tra qualche ora ho la sveglia, che domani ci si sposta da Jaipur ad Agra, e domani tra l'altro vedrò una delle 7 meraviglie del mondo, ovvero il Taj Mahal. Buonanotte, vi voglio bene e grazie per esserci, anche se voi in questo momento non sapete cosa io sto facendo, perché sono qui un po' per i cavoli miei, però allo stesso tempo vi voglio portare con me. Non lo so, è tutto strano, è tutto assurdo, ma sono felice ancora una volta che siate con me, perché mi piace scoprire il mondo, la vita ed evolvere con voi. E niente, voglio un mondo di bene. Giorno 5, sono in viaggio da Jaipur ad Agra. Senza dubbio la situazione più surreale della mia vita, perché mi trovo davanti a un ospedale in India per chiedere il nome del vaccino antirabbia che ho fatto ieri a causa del morso di scimmia. Sembra una barzelletta, ma invece la verità, cioè ho capito che mi piace la vita movimentata, mi piace il colpo di scena, ma no, for the plot fino alla certa, perché Lia, cosa perché? Ragazzi, prima volta in un bus indiano, eccoci qui. Questo è il bellissimo finestrino. Qui avanti abbiamo il posto del passeggero e il magico autista. Ho tipo le gambe in 2 centimetri. E niente, stiamo per partire. Ho un po' paura, onestamente. Siamo in 200.000 in un metro quadrato. Però sono fiduciosa per questo viaggio. E altra cosa, qui la porta non si chiude, rimane così, aperta. Top! E altra cosa, non hanno lo specchietto, quelli laterali li hanno ma non li usano. Hanno ovunque questo segno qui, che per noi occidentali potrebbe sembrare un brutto segno, in realtà è rivolto verso destra, quindi è un segno positivo che riguarda benessere, insomma, cose belle. Allora, siamo arrivati in un posto molto bello, ma non so cosa sia, infatti ora... Oh, uno scoiattolino strano! Dov'è? Eccolo! Che carino! Non è uno scoiattolo però. Allora, ho capito, sono al palazzo dove viveva il terzo re della Mughal Dynasty insieme alla sua famiglia e alle sue 3 mogli, che erano una buddista, una induista e l'altra cristiana. Questo era il palazzo della moglie induista, che è il più grande di tutti, e questa parte qui era per l'estate e l'altra invece per l'inverno. E questa era la stanza per il make-up della moglie cristiana. Amici, sono al ristorante per pranzo e visto che mi voglio male e mi piacciono gli esperimenti, ho deciso di provare un piatto italiano qui in India. Allora, devo dire che ero indecisa tra gli spaghetti bolognese e le penne napoletane, e alla fine ho preso le penne napoletane, che sono macaroni cooked in cream sauce and baked with cheese. Ho paura? Sì, ma vediamo. Signore e signori, sono arrivate. Ecco a voi le penne napoletane. Allora, aspetto un po'
potevano fare di meglio. Ma come ho imparato da piccola, non si giudica un libro dalla copertina. Mi sembra più una zuppa in realtà che della pasta, però vabbè, ora proviamo. 3, 2, 1. Allora, sa di India, cioè sa di spezie indiane. La pasta è tipo tutta sfumaciullata, cotta, ed è una zuppa, non è una pasta, cioè è una zuppa. Il sapore non è male, cioè non è che è mangiabile. Però chiamarla pasta napoletana, insomma, però dai, non è proprio malissimo. Cioè voto comunque 3 su 10 se lo merita. È arrivato uno dei momenti che aspettavo più di tutti di questi giorni, perché sto per andare al Taj Mahal, che è una delle 7 meraviglie del mondo. Qui avete l'ottava, no dai scherzo. E niente raga, sarà sicuramente bellissimo. Eccolo, è lì in fondo. No vabbè, sembra tipo, sembra una cartolina. Oh, che meraviglia. No. Amici, guardate che meraviglia! Tadan! Sono sotto il Taj Mahal, ora sto andando a vedere le tombe del terzo re della Mughal Dynasty e sua moglie, perché l'ha costruito per lei. E niente, c'è anche la Golden Hour, quindi la luce è bellissima. Bye bye Taj Mahal. Allora, giornata qui ad Agra terminata. Ora sto andando in stazione per prendere il treno per andare da Agra a Varanasi, che sono tipo 8 ore, 8 ore e mezzo. Infatti viaggerò di notte, così nel frattempo posso dormire. E niente, vedremo come sono i treni in India. Dopo l'autobus vedremo anche i treni. Quindi alle stazioni c'è l'addetto al trasporto delle valigie e le porta in testa. Quella sotto è la mia, non so come faccia perché pesa un sacco. Dobbiamo prendere il treno tutta la notte, cioè 8 ore di treno. Io ora ho paura. Ecco il nostro treno! Sto male, sto malissimo. Ok, sono sul treno, mi aspettano un bel po' di ore di viaggio. Diciamo che la situazione è un po' così, infatti sono piuttosto in ansia. No, non l'ho presa mai. Questa è la nostra stanza. Top. Eccomi, per fortuna non sono da sola, sennò sarei morta di paura. E devo dire che in realtà la nostra cabina non è male. Siamo in 4 in tutto. E il resto del treno, diciamo che invece è abbastanza, cioè mi fa abbastanza venire ansia. Qui dai, si sta discretamente bene. Cabina tour. Allora, questo è un lettino, questo è un altro. Qui ne abbiamo altri due con i nostri nuovi amici. E lì c'è la porticina. Diciamo che oggi ho visto parecchie situazioni molto molto forti, che per me che non sono abituata sicuramente le sensazioni, le emozioni sono paura, ansia, però fanno molto molto riflettere. Tutto ciò sto amando l'India e sicuramente sto crescendo molto con quello che sto vedendo. Secondo me Varanasi sarà proprio la botta finale che darà un senso a tutto questo viaggio. Ora sono le 9:30 e arriveremo per le 3:30-4 del mattino, quindi ora mi metto un po' a scrivere, perché la giornata di oggi appunto è stata parecchio intensa, quindi voglio buttare giù tutto così è fresco. E niente, poi dormirò un po'. Buongiornissimo, giorno 6, sono sul treno, sono tutta scompigliata perché ho dormito sul treno questa notte e sono quasi arrivata a Varanasi. Sono appena sveglia e diciamo che c'è un odorino discutibile in questo momento. Eccoci qua. Sono
sono finalmente arrivata in hotel, sono le 6 del mattino. Calcolate che sono partita per andare in stazione 12 ore fa. Vi giuro, non vedevo l'ora, voglio farmi una bella doccia. E tra l'altro la camera è anche molto bella. Ok, ho avuto un po' di tempo per lavarmi, dormire un po', riposare. E ora sono prontissima per andare alla scoperta di Varanasi, che è la tappa che più di tutte stavo aspettando. Cioè, ho veramente grandi aspettative, cioè secondo me mi colpirà tantissimo, quindi sono veramente molto molto curiosa di scoprire questa città. In treno mi sono messa un po' a leggere i vari rituali ed è veramente una città pazzesca. Vi dico solo che è anche chiamata la città della morte. Non vedo l'ora, andiamo. Come Vaticano per cattolici, per induistici e varanasi. Città è Pia Vecchia, è molto sacro città. Nella Trinità induisti, Brahma creatore del mondo. Amici, qui c'è la Kulad pizza. Top! Sono tentata di provarla. Sto assistendo alla cerimonia per celebrare il Gange e appunto il Cine Santo, per dire con l'impegno, ogni sera vengono più regali e ogni mattina invece c'è il bagno del Gange. Siamo tornati in hotel e questa sera penso ci sia tipo un matrimonio vicino. Ah, ma è lì? No, volo. Ci sono un sacco di persone, un sacco di lucine. Bellissimo. Volo, raga, matrimonio indiano. No, vabbè, che figata. Impazzisco, raga. Guardate il cavallo, che bello! Questa sera, amici, noodles. Momento confessionale post prima semigiornata qui a Varanasi. Domani mi aspetta una giornata super intensa e ho la sveglia tra 4 ore perché andremo all'alba sul Gange con la barca per vedere le persone che fanno il bagno la mattina, insomma tutti quanti i rituali mattutini. E però volevo comunque, nonostante appunto sia tardi e mi debba svegliare presto, fare un piccolo punto sulla situazione, perché questa è l'ultima città di tutto questo giro per l'India e quindi insomma posso iniziare a trarre qualche conclusione. Prima di tutto ciò però volevo leggervi una cosa che ho scritto ieri in treno e per cui mi sono commossa mentre scrivevo, quindi niente, ci tenevo a condividerla con voi. Ho vissuto questi primi giorni con l'interesse di scoprire luoghi e culture nuove, sempre con il mio entusiasmo e il mio cercare di sorridere in ogni situazione. Ma questo viaggio, devo ammetterlo, sta toccando delle corde di me molto più sensibili. Sto vedendo con i miei occhi la povertà più assoluta, sto vedendo bambini senza nulla comunque sorridere. E allora un po' stupida mi sento, perché io sono quella che si fa sempre mille pare, che difficilmente trova la serenità, che non si accontenta mai. Bello, perché ti sprona sempre a fare meglio e bla bla bla. Ma pensandoci, ho davvero una vita piena di cose belle e spesso le sottovaluto. Non sono una persona superficiale, assolutamente, mai stata. Ma inevitabilmente, essendo cresciuta senza nessuna mancanza importante, ho sempre visto come normali cose che invece ad oggi qui vedo come un tesoro immenso. Che poi in fondo quei bambini mi hanno insegnato che il vero tesoro siamo noi. Li guardo e avrebbero mille ragioni per piangere e invece giocano e sorridono. Questo è il loro tesoro, quello che va oltre ogni somma di denaro, quello che nemmeno i ricchi spesso hanno, quello che in realtà tutti abbiamo ma di cui a volte non ci ricordiamo perché troppo indaffarati a cercare altro e a correre non si sa dove. Questo è, diciamo, il riassunto di quello che mi ha colpita di più in questi giorni, perché secondo me un viaggio ti insegna quello che stai cercando. Cioè, sto imparando tante cose nuove, tante informazioni interessanti, eccetera. Però la cosa che più mi sta toccando è quella su cui sento di essere più sensibile, cioè il fatto che io nella mia vita corro sempre. Ho sempre l'ansia di non fare bene, l'ansia di sbagliare, e invece
qui sto vedendo una realtà molto opposta alla nostra. Qui l'ansia, cioè, non esiste, perché hanno proprio un mood di vita differente. E quindi la cosa che mi sta toccando di più è questa, nonostante ci sono altre mille cose toccanti. Però a me personalmente Valeria, visto che questa è una mia fragilità, questa cosa mi ha colpita tantissimo. E niente, spero che questa piccola riflessione vi sia arrivata. Parlando un po' di Varanasi, la prima cosa che ho notato è l'aria. Perché tu esci e c'è questa nebbia che non ho ancora capito bene se sia nebbia o inquinamento o entrambe le cose insieme in realtà. E perché c'è veramente una nebbia incredibile e anche l'odore è molto forte, molto... sì, di inquinamento, di bruciato. Questa è proprio la prima cosa che a primo impatto ho notato. Altra cosa sicuramente iper d'impatto è il fortissimo attaccamento con la religione. Cioè, qui tutto gira intorno alla religione, tutto gira intorno a questi riti per celebrare, che è una cosa da una parte molto affascinante, dall'altra per me che non vengo da questa cultura molto molto strana. E infatti è stato super interessante oggi assistere a quella cerimonia, perché per me è una cosa molto particolare. Cioè, qui vivono molto in pace anche per questo, perché hanno molta fede nella religione che li protegge. Altre cose, vabbè, il traffico in tutte le città, in particolare a Delhi, che è la più grande, è una cosa assurda. Cioè, non ci sono le corsie, non c'è niente, è proprio una macedonia di tutto e di clacson. Le mucche nei rifiuti, le mucche che brucano nei rifiuti, in generale gli animali, anche i cani, in mezzo a queste montagne di rifiuti. Ecco, anche questa immagine mi è molto rimasta impressa. Poi le rupie, ora vi mostro delle rupie indiane. Tadan! Ecco a voi 100 rupie indiane, qui c'è Gandhi, che valgono più o meno un euro. Quindi qui tipo una cena a volte costa, non lo so, 6.000 rupie, sembra di spendere un sacco. In realtà alla fine appunto 100 rupie sono più o meno un euro. Altra cosa che si vede ovunque sono gli elefanti, non gli animali ma il simbolo, cioè tipo le sculture in generale, gli elefanti sono raffigurati ovunque. Perché rappresentano il dio Ganesha, che è come un portafortuna, diciamo. E quindi sì, sto imparando molte cose, sia a livello culturale, comunque cose interessanti, che soprattutto a livello personale. Cioè, sto facendo un grande viaggio interiore, molto dettato anche dal fatto che non sto usando i social. Cioè, io su Instagram sto mettendo pochissime storie e zero parlate, quindi zero come di solito. E su TikTok proprio niente, ci sono abituata a mettere 2-3 TikTok al giorno, zero. Cioè, è quasi una settimana che non sto postando niente e che non sto neanche guardando l'app, perché qui in India non mi funziona. Cioè, entro su TikTok ed è tutto nero, quindi fatalità, pure questa cosa ha contribuito al fatto che io non avessi TikTok. Ed è una cosa bella, cioè mi sta servendo, un po' sento la mancanza, un po' sento la mia dipendenza comunque dai social e mi manca fare le storie, fare i miei video. Dall'altra parte è rassicurante sapere che non è la fine del mondo se sto una settimana senza i social. Cioè, non l'ho mai fatto, comunque sono 6 anni che sto sui social e non mi è mai capitato di sparire in questo modo. E mi sta servendo, cioè, immergermi così tanto in questo viaggio e staccarmi così tanto dai social e da tutta la realtà, insomma, italiana, perché usandoli meno, sto anche guardando meno le altre persone. E anche questa cosa, raga, mi sta svoltando, cioè, un po' in negativo perché c'ho la para e vorrei tantissimo fare delle storie, un po' in positivo perché appunto sto capendo che non è tutto, cioè mi ci sto staccando e sto facendo un percorso molto molto più interiore che secondo me con i social non avrei fatto, ecco. Benissimo, direi che è arrivato il momento di andare a dormire perché domani mi aspetta una super giornata super intensa e niente, buonanotte, vi amo. Oh, la cervicale, mamma mia. Giorno 7 qui in India, sono le 6 del mattino e sono prontissima per il giro in barca sul Gange e anche un po' in ansietta. È ancora tutto buio. Sono sulla barca e guardate che meraviglia.
Allora, quindi si viene alle 6 del mattino o comunque alla mattina presto qui? Mattina quando c'è caldo vengono verso 5, ma freddissimo adesso vengono verso 6, 6 e mezza, e quando insorge sole. Quindi stai pregando sole come Dio visibile. Ok. Immagina se non c'è sole, non è vita. Ok. Non c'è acqua, non è vita. Ora stiamo cibando gli uccelli. Ah, ma io ho paura! Aiuto! Amici, oggi io pazza, sono le 8 del mattino e questa è la mia colazione con piselli, spaghettini, patate, hummus, così. Niente, esperimento fallito, era tutto troppo spicy. Sono tornata un attimo in camera, ora continua la visita di Varanasi che, raga, mi sta piacendo tantissimo, cioè è veramente, veramente affascinante, non sembra neanche la realtà, soprattutto la cosa del Gange, del bagno la mattina, tutte le cerimonie la sera, la cosa comunque della cremazione, delle ceneri nel fiume, molto molto forte come cosa, come scene, però molto affascinante. In questa parte della città ci sono un sacco di monumenti buddisti. Guardate che bella questa statua di Buddha. Siamo venuti in un posto bellissimo dove stanno cucendo dei vestiti con una tecnica particolare che si chiama jacquard e praticamente stanno cucendo con seta e poi fili placcati oro o argento, che è una tecnica super particolare che purtroppo nel tempo si sta perdendo, e qui ci sono appunto rimasti pochi che sanno ancora utilizzare questa tecnica, che è super interessante. Poi la seta è troppo morbida. Wow, è morbidissimo! Molto leggero! Oh, è fantastica! Molto fino! Questa è più facile lavorare. Più di 500 anni vecchia tecnica. E anche oggi ho detto 80.000 volte per favore no spicy, ed è la cosa più piccante del mondo, vi giuro, sto andando a fuoco. Ah! Questo è un piatto tipico che c'è proprio ovunque, che si chiama crema di latte. Stiamo andando per l'ultima volta verso il Gange. Io sono stata benedetta da un santone che mi ha fatto il simbolo di Shiva e il terzo occhio. Comunque qui, tipo da noi il pane, portano sempre queste specie di patatine che mi ricordano un sacco tra l'altro le nuvole di drago, e sono, vi giuro, troppo troppo buone. Oh, eccoci qua, mi sono docciata e sono le ultime ore qui in India. Tra mezz'oretta in realtà parto dall'hotel per andare in aeroporto e finalmente torno a casa. Dico finalmente perché è stato un viaggio bellissimo, nuovo, sicuramente appunto diverso dal solito, però comunque piuttosto pesante sia emotivamente sia fisicamente, quindi sono contenta anche di tornare, però è stato veramente un viaggio pazzesco. È stato un viaggio diverso sia per il luogo sia per come l'ho vissuto, e per entrambe queste cose devo dire che ho imparato un sacco, cioè torno a casa con il cuore pieno e soprattutto con una consapevolezza super grande di tanti argomenti diversi. Una cosa è sicura, non vedo l'ora di mangiarmi una bella insalatona, una bella pizza, una bella pasta e soprattutto niente di spicy. Non voglio mai più sentire neanche una goccia di spicy. Scherzi a parte, torno a casa con una visione più ampia di tutto, con la mente più aperta, cioè questa felicità che loro trovano ovunque, questa fiducia che loro hanno per la vita, la voglio portare con me. Mi ha colpito tanto una cosa che ha detto la guida di Jaipur, ovvero che noi in Occidente siamo spesso molto pessimisti, molto negativi, ed è vero, cioè tendiamo sempre a vedere quello che non va, sia in noi, sia nelle nostre vite, che in quelle degli altri. Se una persona fa qualcosa bene, no, c'è sempre qualcosa di marcio sotto. Se qualcosa va bene in generale, no, però mi manca questo e quella persona ce l'ha e io no. Questa cosa da noi c'è un sacco e inevitabilmente anch'io a volte sono trascinata da questo mood, e invece qui è una cosa che non c'è per niente, e questa è la cosa che più di tutte voglio preservare e portare con me, perché ti fa proprio vivere meglio. Quindi sì, ho il cuore pieno, la mente super aperta, sono pronta per tornare alla mia vita, però vedendola in modo diverso, ecco, cioè sicuramente questo viaggio mi ha cambiata più degli altri. Ogni viaggio secondo me ti insegna qualcosa, cioè se torni da un viaggio uguale a come sei partito, non hai viaggiato, non l'hai vissuto. Questo però mi ha cambiata più di tutti, assolutamente. Un saluto al mio amico Geremia, questo è per colpa dello spicy. E niente amici, questo video è finito, spero che vi sia piaciuto. Io sono davvero super grata di aver fatto questo viaggio in India, perché nonostante sia stato comunque un viaggio impegnativo, perché ho visto delle cose comunque
emotivamente pesanti da vedere. È stato un viaggio che mi ha fatto riflettere tantissimo. È stato un viaggio che in tanti aspetti mi ha messo a dura prova, però sono felicissima di averlo fatto, perché allo stesso tempo mi ha aperto tantissimo la mente, mi ha insegnato tantissimo. E quindi niente, spero che dal video comunque sia passato un po' quello che ho vissuto. Sono tornata a casa affascinata dal mondo orientale, quindi non vedo l'ora di esplorarlo in questi anni e di portarvi con me in questa avventura, come anche in quella che sto per fare, perché appunto sono in partenza, tra veramente pochissimo parto, devo finire la valigia, spero vivamente di riuscire a fare una valigia decente senza portare 900 kg di cose e pagare 6.000 supplementi, perché io ho un problema con le valigie, non so farle, quindi finisco per portare di tutto, però in questo caso voglio cercare di limitarmi. Ce la farò? Non si sa, ne dubito, ma ci si prova. Però questa è un'altra storia, perché vedrete la mia partenza e tutto quanto nel prossimo video. Io vi mando un bacione e alla prossima, ciao!